L'attuale presidente americano Joe Biden si recata a Kiev, in Ucraina, la capitale, prima dell'anniversario di questa invasione russa di questa guerra. La prova è da ricercare proprio nelle foto scattate di recente. Si vede infatti il presidente americano vicino a Zelensky, l'attuale presidente ucraino, vicino alla cattedrale di San Michele in Kiev. Biden ha fatto sapere che ogni settimana, o meglio questa settimana, gli States andranno a annunciare che ci saranno delle sanzioni nuove nei confronti della Russia. Nuove attrezzature critiche, munizioni, artiglieria, sistema anticorazza, radar di sorveglianza, tutti strumenti utili per cercare di aiutare la Ucraina. Sembra che tra gli Stati Uniti e l'Ucraina infatti ci siano buoni rapporti. Benvenuto a Kiev, così ha detto Zelensky a Biden. La visita è stato un segnale importante per tutto il popolo ucraino che in qualche modo, in qualche maniera si ritrova purtroppo coinvolto in una guerra che continua ancora oggi ad esserci. Vi ricordo che scoppiò il 23 febbraio del 2022. È già un anno che la guerra continua e per pensare che gran parte delle città ucraine sono state letteralmente rase al suolo, distrutte per sempre. Ci sarà una ricostruzione, vi ricordo infatti che Zelensky ha promesso che verranno ricostruite le città coinvolte da questa maledetta guerra in Ucraina, però non si sa quando avverrà. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ciao da Leandro, narratore.